Due anni di pandemia hanno rappresentato un vero e proprio shock per tutti i cittadini. Le misure di contenimento del contagio hanno stravolto la nostra quotidianità e i nostri tempi di vita, ma nel 2021 sono evidenti segnali di un ritorno alla quotidianità pre-pandemica. Ce lo dicono i dati che parlano di una quota maggioritaria di popolazione e crescente nel corso del 2021 che dedica alle varie attività della vita quotidiana allo stesso tempo che prima dello scoppio dell'epidemia. Tuttavia emergono anche segnali di cambiamenti comportamentali che potrebbero divenire strutturali e come tali essere destinati a perdurare nel tempo. A poco meno di 2 anni di distanza dall'inizio della pandemia, ancora un terzo della popolazione afferma di trascorrere fuori casa meno tempo e 2/3 di uscire con minore frequenza. Le giornate vengono descritte con termini positivi più frequentemente di quanto accaduto in pieno lockdown. Tuttavia, sono evidenti gli alti costi pagati in termini di rinunce alle relazioni sociali e a molte attività del tempo libero. Ancora tra dicembre 2021 e gennaio 2022, la maggioranza della popolazione afferma di avere ridotto gli incontri con familiari ed amici. La stessa forzata riconfigurazione delle attività del tempo libero ha visto sacrificare soprattutto la dimensione relazionale, privilegiando invece hobby e passatempi solitari o condivisi all'interno del proprio nucleo familiare. Non deve pertanto meravigliare che i livelli di soddisfazione per le relazioni amicali e per il tempo libero, dopo aver retto nel 2020, abbiano fatto registrare nel 2021 un drastico calo, arrivando ai valori più bassi mai registrati dal 1993, anno di inizio della serie storica disponibile.